Buonasera a tutti gli appassionati di basket, a tutti gli sportivi, anche agli sportivi varesini. Stasera ci avranno seguito, penso, con molto piacere. Allora, coach, le faccio la domanda un po' attiva. Nelle condizioni in cui eravate, con i due assenti, si sarebbe mai aspettato una cosa del genere? No, partiamo dal presupposto che oltre i due assenti avevamo anche Gai in condizioni di non giocare e Somaschini che rientrava da 2 mesi, quindi diciamo che numericamente siamo abbastanza ridotti all'osso. Sono state settimane impegnative perché i due ragazzi si sono guadagnati la pagnotta con la Serie A e quindi giustamente hanno meritato l'occasione di giocare stasera la partita con Bologna. Da lunedì li avremo a disposizione come è sempre stato, quindi ritorneranno con noi. Credevo in un'ottima prestazione dei ragazzi, certo non mi sarei aspettato un ultimo quarto da 31 punti e avrei scommesso sugli 8 concessi, ma sui 31 fatti magari no, però devo dire che questi ragazzi lavorano, ci danno dentro, quindi se la meritano tutti. La faccia ancora più cattiva, su quel meno 10 con l'inerzia sembrava essere girata verso Piombino, sembrava proprio una partita che si andasse a spengere. Secondo lei cosa ha fatto girare questa partita? Ma sì, dal tecnico 10-0 di parziale loro, partita che apparentemente sembrava da un punto di vista di inerzia finita. Siamo stati bravi a crederci, abbiamo avuto Macchi, che è un ragazzo del 2004 nostro, che si è attivato, si è acceso, ha messo 3 bombe che ci hanno tenuti lì, e nel finale siamo stati molto bravi e cinici a punire Piombino nelle situazioni offensive. Ma difensivamente abbiamo fatto un lavoro super, i due terminali che avevamo programmato di limitare, che sono Venucci e Antonio, che sono due giocatori super per la categoria, li abbiamo limitati a 16 punti in due. È chiaro che la coperta poteva essere un po' corta su qualcun altro, siamo stati fortunati, bravi, e posso fare solo i complimenti alla mia squadra. A proposito di giovani promettentissimi, di Pilotti cosa mi dice? Pilotti dentro è il più giovane di tutti, questo è da dire, oggi ha fatto una partita clamorosa. Avrei voluto dargli un minutino di riposo nel secondo tempo, ma non ho potuto darglielo. E 23 punti, 13 rimbalzi, è un leader carismatico. Non ho finito gli aggettivi, veramente, non so come definirlo. Va bene, faccio complimenti anch'io a Pilotti perché gli ho dato del 42enne, esatto, ma insomma 41. Ho guardato ancora qualche mese. Però vabbè, probabilmente il calo ce l'avrà a 42, vabbè. Non glielo auguriamo, per l'amor di Dio, un grande atleta, ha sempre fatto bene dovunque è andato e stasera ha dimostrato nei momenti di difficoltà è quello che ti può dare qualcosa in più. Sì, sicuramente un giocatore che ne ha viste di cotte e di crude. Parlava prima con coach Friso, che si sono incontrati credo nel 2001 a Padova, con Friso coach e Pilotti, una delle prime esperienze da senior, quindi sono passati esattamente 20 anni, e lui è ancora qua con la voglia di un ragazzino, viene ad allenarsi, ci dà dentro. Posso solo che fare i complimenti a lui per il ragazzo che è, per il giocatore che è ancora e per quello che sta dando a noi in quest'annata. Ecco. Beh, allora complimenti a Coccio Donati e complimenti al Varese, buon campionato. Grazie, buon rientro.